Oggi è San Valentino. Che bel giorno. Ma non per il dottor Spooky. Né una lettera, né una cartolina. Neanche un po' di felicità. Povero dottore. Cosa starà succedendo nella casa della squadra Super Zoo? Wow! Hanno tutti la cassetta piena! Oh no! Quando il dottor Spooky pensa qualcosa... è sempre un'idea malvagia! Indica Cupido, sta tramando qualcosa! Bel cuore, l'amore è così bello, così... Dottor Spooky, non distruggerlo! Wow, lui sì che odia l'amore. È un estratto maligno. E adesso? Ha moltiplicato le frecce. E ha chiamato uno dei suoi spooker. Cosa succede dietro quella tenda? Guarda cosa c'è qui, uno spooker Cupido. Che bella parrucca. Ecco qual era il piano. Lanciare le frecce della non amicizia. Spooker distruggerà la pace della casa. Spooker prende la mira e... colpisce nel segno. Monkey adesso è arrabbiato e non vuole ridare la palla a Katie. La povera Katie non capisce. E adesso anche lei è arrabbiata. No, ragazzi, non litigate. Che cattivo e invidioso è il dottor Spooky. Più di quanto pensiate. Eccolo ancora, il suo nuovo obiettivo è Kit. Sembra molto arrabbiato. E ora tocca a Raccoon. Attenzione! Bruciolo furioso! Che confusione! E come si diverte il dottor Spooky? Che cattivo! Vieni, Granny, devi vedere cosa succede! Incredibile, vero? Attenta, nonna! Lo spooker ti sta puntando! Freccia presa! Ora la studiamo in cucina. Ecco le particelle di malvagità. Ma con la ricetta della nonna spariranno! Un pochino di essenza di coriandolo. Un altro pizzico di ghianda di mille anni fa. Un goccio di succo di arancia dolce. E l'ingrediente segreto. Una dose molto grande di amore. Si mischia bene con la bacchetta.
solo un costume da fatina. La magia della nonna vi fa tornare amici. Adoro gli abbracci, sono così belli. Ti batteremo, dottor Spooky. Dai, Monkey e Catty, dovete smetterla di litigare. Così va molto meglio. Questa amicizia non può essere distrutta. La tua magia è invincibile, nonna. Amici di Super Zoe, il potere e l'amore sono nostri. Cosa? Ci sono ancora frecce? Ma Catty la blocca! E ora lo Spooker cerca di fuggire velocemente. Ma la nonna lo raggiunge con la sua pozione d'amore! Dottor Spooky, abbiamo una sorpresa per te! Il tuo Spooker non ha resistito! Super attacco d'amore! Dai, dottor Spooky, arrenditi al tuo affascinante Spooker! Come splende il sole! Cosa? La palla si è trasformata in una palla di neve! Scusaci, Kit, ma devi ammettere che è divertente! Che succede? Un terremoto? Un robot gigantesco guidato dal dottor Spooky! Ma cambiando il clima, tutto è congelato! Andiamo ragazzi al laboratorio! Dobbiamo scoprire cosa sta succedendo. Ecco il robot. Guardate, ha una leva sulla schiena. E se si abbassa, il robot si spegne. Molto bene, Kit! È il momento delle trasformazioni. Monkey! Catty! Squadra Super Zoo, il potere è vostro! Monkey è pronto! Farà una palla di neve gigante! È una palla perfetta! Preparati, dottor Spooky! Forza, Monkey! Lancia! Proprio sulla testa! Prendi questa, dottor Spooky! Bravo! Dai, Catty! Tocca a te! Devi spegnere il robot!
Attenzione, è pericoloso! Oh no! Il robot sta pulendo il visore! Attenta, Cathy! Maledetto dottor Spooky! Ecco Cathy! Ha disattivato il robot! Dottor Spooky, ti abbiamo battuto ancora! Quadra Super Zone, il potere è vostro! Ah, e adesso, Dottor Spooky? Ci vedremo! Che bella giornata! I fiori guardano allegri il sole e delle belle farfalle volano intorno e si posano. Cosa? Un momento! Perché all'improvviso sta diventando tutto grigio? Da dove arriva tutto questo fumo? Ah, guarda in alto, amica farfalla! È tutto inquinato! Ecco i nostri amici della squadra Super Zone! Ah! Proprio come sospettavo, è opera del malvagio dottor Spooky. Eccolo, quel cattivo insopportabile. Forza, andiamo in laboratorio. Dobbiamo trovare una soluzione. Kids, vediamo cosa dice il tuo super computer. Ho capito dove vuole arrivare. Bisogna tappare il tubo di scappamento della nave. Ah, così la nuvola di fumo sparirà. Un piano perfetto. Alle capsule di trasformazione. Cathy! Un momento, dovete proteggervi. Con questa bolla l'inquinamento non vi farà niente. Adesso sì, squadra Super Zoo! Ah, ecco la nave del dottor Spooky. Si sta pure mangiando i popcorn mentre guarda il suo orribile spettacolo. Andiamo! Oh oh, il dottor Spooky sta liberando i suoi spooker! Qual è il piano adesso, Cathy? Lanciare agli spooker i pezzi di legno. Buona idea! Sì, ce l'abbiamo fatta! Ripassiamo il piano. Dobbiamo tappare il buco di scappamento con uno dei pezzi di legno. Perfetto. Monkey lancia Cathy verso la nave di Spooky. E Cathy atterra dopo aver fatto centro nel tubo di scappamento. Obiettivo raggiunto. Ah ah, dottor Spooky, il piano si è girato contro di te.
Addio, malvagio! Però manca ancora una cosa. Dai, Granny, fai la tua magia! Le bolle magiche di Granny dissolvono l'inquinamento. Che magia! Tutta la natura si riempie nuovamente di vita, come dovrebbe essere. Fai una bolla gigante, Monkey! Alla prossima, Dottor Spooky! Monkey sta pulendo lo spazio dalla spazzatura. Wow! Com'è tutto pulito! Per terminare la pulizia, Monkey getta la spazzatura in un buco nero. Perfetto! Oh, un momento, una buccia di banana. No, è di nuovo tutto pieno di spazzatura! Cosa sta succedendo? Ecco il dottor Spooky! Cosa fa? Mette la spazzatura in quella macchina? La lancia e uno spooker la colpisce e la tira nello spazio! È così che si riempie tutto di spazzatura, Monkey! Scendiamo sulla Terra, dobbiamo trovare una soluzione per questo problema. Ehi, tu! Non va per niente bene inquinare la Terra e lo spazio, ragazzo! Si merita una punizione. Neanche tu te la caverai, dottor Spooky. Così imparerete a rispettare l'ambiente, quello della Terra. E anche quello dello spazio. Oggi è giorno di spiaggia. Non dimenticate la protezione solare, bambini. Cosa? Oh! Cosa ci fa qui il dottor Spooky? Ha liberato i suoi insetti robot! E stanno mettendo dei chip sulla testa delle persone che sono in spiaggia! Qual è il tuo piano questa volta? Ha una bacchetta! Oh, e con quella può controllare le persone che hanno il chip! Ma che cattivo! Sta obbligando le persone a sporcare la spiaggia! No, bambini, non sporcate! Che cattivo che sei, dottor Spock! No, no, dobbiamo fare qualcosa! Che disastro! Il dottor Spooky sta distruggendo l'ambiente! Qualcuno lo fermi! Bene! Ecco la squadra Super Zoo! Ah, se riusciamo a togliere il cibo dalle persone, smetteranno di obbedire agli ordini inquinanti del dottor Spooky! Alle capsule di trasformazione! Monkey!
Ketty! Kangoo! Ora andiamo a proteggere l'ambiente! Avrai quello che meriti, dottor Spooky! Monkey e Kangoo hanno costruito un trampolino per raggiungere il dottor Spooky! Ottima idea! Prendilo, Kangoo! Bisogna togliergli la bacchetta! Cosa? Perché vuoi fare un ritratto al dottor Spooky, Kangoo? Che vanitoso! Oh, adesso ho capito! Stai cercando di distrarlo! Monkey ha scambiato la bacchetta con una banana! Arrivederci, dottor Spooky! Forza, squadra Super Zoo! Bisogna togliere Chip alle persone prima che il dottor Spooky vi raggiunga! Adesso Ketty ha il controllo! E fa in modo che anche gli Spooker aiutino a pulire la spiaggia! Dove buttiamo i rifiuti? Kangoo ha la soluzione! Il vetro nel cestino verde, la carta in quello blu e la plastica nel giallo! È ora di riciclare! Forza, bambini! Dobbiamo pulire la spiaggia! E il dottor Spooky non può fare niente per impedirlo! La prossima volta ci penserai meglio. Tutti collaborano e lasciano la spiaggia pulitissima. Ricordate di farlo anche voi, bambini e bambine, quando andate a divertirvi al mare. L'ambiente vi ringrazierà per sempre. Manca un ultimo dettaglio. Addio, dottor Spooky! Com'è bello prendersi cura del nostro pianeta! Benvenuti ancora una volta alla gara di talenti del dottor Spooky! Con la vostra amata giuria, gli implacabili Spooker! Tra poco il dottor Spooky si metterà dietro questa tenda e uscirà trasformato in qualcuno di completamente diverso! Oh, è l'uomo ragno! Beh, o qualcosa di simile all'uomo ragno! Che posa! Che stile! Che fatica! Wow, la giuria non gli dà un bel voto. Ve l'ho detto che sono molto severi. Vediamo adesso cosa c'è. Il cowboy più temuto di tutto il West. Ha preso a lazzo uno dei membri della giuria. Non sappiamo se così si abbasserà il punteggio. Sembra che il trucco in effetti non li abbia colpiti. Torna in sella, cowboy! Il dottor Spooky cerca qualcosa per colpire la giuria. Ma non ha trovato nulla. Cosa? 3 10?
Joker. Lo amano così com'è.